Eccolo qui. Ciao a Sebastian. Ciao, mi sentite? Ti sentiamo forte e chiaro, come stai? Bene, voi? Ah, noi benissimo, guarda, poi quando i tifosi blu cerchiati ti rivedono, insomma, si smuove sempre qualcosa dentro, no? Perché poi si è creata un'alchimia particolare. Cosa ti viene in mente se ti dico Sampdoria? Un'immagine, subito. La immagine, guarda, quando mi hanno informato che c'era una squadra, sai, dovevamo andare al 96, 96 non c'era, i social non esisteva il computer, solo c'è la TV e il giornale, poi non c'era altro. Quindi il mio registro della squadra, che era così vago, era un po' di quella finale in Champions contro il Barcellona e basta. E poi eravamo in Cina, mi ricordo, col Boca, e parlando lì con Diego mi raccontava un po' di questa squadra nella quale io era stato venduto e alla fine sono partito con la valigia a vedere Andiamo a vedere cosa succede. cosa succede. Sì, Che è poi, stato così. tra l'altro, avrei conosciuto anche noi, i tifosi della Sampdoria, no? Ma in generale proprio il popolo ligure è molto vicino, abbastanza caldo come voi in Argentina, possiamo dire così. Sì, ma poi avendo vissuto 2 anni lì, incredibile. Io dico che i miei anni in Italia difficilmente li posso dimenticare. Prima perché è stato, dico, per me il farmi conoscere al calcio e poi per la mia vita, ma sicuramente i primi passi sono importantissimi. Oggi, vedendo un po' indietro, il aver arrivato a una città così, con questa conoscenza del calcio, in quegli anni era una squadra, se diciamo quelle medie, ma che era forte. È stato perfetto per la mia crescita, soprattutto. I tifosi della Sampdoria ti hanno apprezzato anche per i tuoi gol. Ne hai segnati tantissimi in casa, perché quando facevi gol solitamente lo facevi davanti al tuo pubblico. Però noi ce ne ricordiamo uno, in particolare io ero giovanissimo, ce ne ricordiamo uno fantastico contro il Perugia. Ci spieghi come hai fatto? Calcio d'angolo al volo di destra, ne parlavamo giusto prima. Cioè, ogni volta che mi chiedono un gol, io scelgo quello lì, prima perché è stato uno dei primi e dopo è stato veramente un bel gol. Se calcio 10 volte sicuramente va a finire in curva, ma di solito con Sinisa Mihajlovic praticavamo in allenamento un po' questa giocata di metterci uno di due fuori aria e il calcio d'angolo doveva andare lì. Ma non è che è stato quel calcio d'angolo preparato, ma è venuto lungo. Io quando l'ho visto venire, cioè, avevo o di stopparla o di calciare. Vabbè, ho calciato e l'ho messo all'incrocio. È il più No. bello quello che hai segnato con la Samp per te? Guarda, ho fatto un altro con l'Udinese, in casa pure, che è stato bello, c'è una respinta del portiere, io ero proprio fuori aria e l'ho calciata pure al volo. Ma quello lì, cioè, per la traiettoria poi del pallone, è stato sicuramente uno dei più belli. Senti, hai avuto modo di tornare poi negli anni successivi a Genova, di sentire il calore dei tifosi? Che rapporto hai con loro tu? Sono stati 2 anni bellissimi, soprattutto il primo, perché arrivare a un campionato così difficile, arrivare a un campionato poi dove io possibilmente non era tanto preparato, io ho avuto, diciamo,
dico, al mio fianco, alle mie spalle, prima una società veramente importante, secondo della gente attorno che mi ha aiutato nella mia vita tantissimo, ma tantissimo. Quindi spero che i tifosi abbiano pure di me un bel ricordo. Te lo Io garantisco. sicuramente ho di loro bellissimo ricordo e soprattutto voglio bene alla città e alla società. Te lo garantisco perché stanno arrivando veramente tantissimi messaggi con tifosi che ti salutano e si ricordano Grazie, evidentemente i vecchi tempi. Tu dicevi, ci sono state tante persone importanti, no, nella mia vita alla Sampdoria, soprattutto i compagni di squadra, perché poi sono quelli, no, che ti prendono magari per mano quando devi per forza di cose crescere perché sei un ragazzino. È vero che una volta, a tal proposito, hai chiesto la maglia dopo un gol a San Siro al Mancio o è solo una leggenda metropolitana, ce l'hai ancora a casa la maglia del Mancio? no, guarda. Non ho tempo, se no la prendevo e te la portavo, ma ce l'ho, sì. No, per me Roberto, e su di lui e gli altri sono stati fratelli. Succede qua allo studente, noi quando diciamo qua allo studente che è una famiglia, la Samp l'ho sentito uguale, è stata veramente in quell'epoca una famiglia. C'è dal presidente, dal fratello del presidente, che purtroppo è scomparso, e quello credo che ha puntato su di me, alla famiglia Mantovani in tutta. Io mi ricordo che rubavo la macchina a Fausto Salzano e se la portava 2 giorni dopo, e lui con un sorriso mi riceveva. Dico, quelle cose se la fai un fratello, no, non se la fai un altro. Certo. E questo per me, per il giocatore, soprattutto per me, è stato importantissimo. Per questo dico che era, dico, una famiglia, perché alla fine, forse qualche comportamento, lo potevo avere, diciamo, quando arrivavo in spogliatoio c'era la faccia di Roberto, c'era la faccia di Moreno Manini, o c'era la faccia un pochino più tranquilla di Gianni Invernizzi, che erano lo stesso di Fausto, che erano quelli più, a quell'epoca più grandi e che tenevano lo spogliatoio per mano, ma capivano tutto e alla fine dico la importanza di avere gente così per poter crescere soprattutto. Allora, Seba, si vede la tua emozione anche attraverso il video quando parli della Sampdoria, vuol dire che sono parole vere quelle che stai dicendo. Io ti do tre nomi di tre allenatori: Eriksson, Menotti e Boskov. Tu mi devi dire cosa ti hanno lasciato, perché tu hai avuto dei grandi maestri. Per fare allenatore deve avere il carisma di Bosco e la pazienza di Eriksson oggi. Bella. Perché, vabbè, dico, deve avere un carattere speciale, loro lo avevano. Pure Menotti, anche se Menotti ha durato molto poco, comunque per me forse non era del profilo per allenare in Italia per la maniera che lui aveva di sentire il calcio. Allora, arrivano tantissimi messaggi, veramente. C'è gente che dice mi commuovo, grazie di tutto, Seba. Leonardo ti chiede qual è il tuo ricordo più bello di quei 2 anni lì, quello che proprio hai incorniciato quasi in casa? Il primo anno è stato per me il più intenso e il più bello Quello in che ti ha lasciato di tutto. più. Sì, perché sono arrivato lì, ti ripeto, senza niente, e alla fine ho cominciato a scrivere la mia storia nel campionato italiano. Guarda, ricordi, cioè, c'ho tanti, ma oggi che abbiamo noi inaugurato il nostro stadio, che ha un pochettino del Marassi, dico lo stadio, l'arrivare allo stadio, di metterti in spogliatoio, di cambiarti da fianco ai campioni, quello è una cosa che
a tutto l'altro che ha la Samp, che ha quel meraviglioso posto in Bogliasco dove si fa allenamento, che è E si lavora stupendo. molto bene anche. Sì, ma è stupendo poi l'intorno, c'è tutto. C'era una cosa poi che, guarda, che mi fa ricordare ogni volta che racconto qua, da quando ci allenavamo lì, che c'era il campo di terra battuta. Uno dei campi di allenamento, cioè il campo di allenamento d'erba, e poi quando pioveva andavamo al campo di terra battuta lì Ah, da per non fianco rovinarlo. per non rovinarlo. E quando racconto questo, dico: come terra battuta? Cioè, sì, c'è il campo. Noi avevamo un campo di terra battuta lì da fianco. Quindi cioè, sono tutte le cose che ho dei particolari di quei 2 anni. Evidentemente ci si allenava anche molto bene. Con chi, ti chiedono, con chi era meglio stare in squadra durante l'allenamento e con chi contro invece, perché sai, ci sono quei giocatori che magari in allenamento tendono a tirare un pochino di più e quelli che invece mollano. Il più rompepale di sicuro, era Roberto Mancini. Quello Sempre lì a dare indicazioni, era, tutto. no, non solo indicazione. Quindi, se potevi evitare di allenarti con lui, era meglio. E poi, Ma è quindi, stato. scusami un attimo, ma Mancio com'era quindi da allenatore, se rompeva le scatole anche durante l'allenamento Rompe scatole, dal sì, giocatore? ma continua. Adesso è più calmo perché sai che l'età te tranquillizza, ma no, per me è stato un esempio poi da capitano, cioè per quello che ho portato io, per quella intensità, quella voglia, quella cosa di essere sempre concentrato. Cioè, è stato perfetto, ma comunque l'allenamento non rompe scatole, sì, di sicuro. Io ti devo salutare perché il nostro tempo è finito, però Va ti bene. garantisco che ci sarebbero veramente tantissimi messaggi d'affetto per salutarti, Seba. Quindi questo solo per farti capire che la gente ti vuole di nuovo a Genova o comunque vuole che torni perché vogliono riabbracciarti. Chissà, Guarda, magari grazie. in una partita vecchie glorie della Sampdoria sarai più che benvenuto. Sicuro, sicuro. Per me, ti ripeto, è un piacere. Ogni volta che parlo con i miei figli, con gli amici, con i ragazzi che giocano al calcio, dico sempre viene la Samp, sempre mi viene la Samp in testa. Per questo, perché sono stati i miei primi passi. Perché è stata una squadra che mi ha accolto veramente come un figlio. E poi cioè, i rapporti li porto a tutti di quella epoca ancora oggi. Non ho altre parole di affetto. Seguo così la squadra, spero che vada bene, che possa riuscire, dico, a finire un buon campionato. Cioè, sicuramente quando sarò in Italia, quando si possa viaggiare ancora, di Farai senz'altro. tornare e di viaggiare i vecchi amici. Sì. Grazie, Benissimo, allora grazie mille, Seba, è stato un piacere. altrettanto, grazie a voi. Un saluto a tutta la gente che ha mandato i messaggi, a tutta la gente della Samp, sempre presente nel mio cuore. Grazie, grazie veramente a tutti per l'affetto. E grazie a voi. Grazie, Seba. Alla prossima. Ciao, alla prossima.